Senta, lei ha detto prima che Ruby aveva raccontato che lo zio l'aveva preso a padellate. Sì, ma aveva fatto vedere una cicatrice nella testa che, se mi ricordo bene, mi aveva detto che era con una padella con dell'olio caldo. Da parte dello zio? Da parte dello zio. Poi ho detto, ma come è possibile? Questa è stata abbandonata. Ha detto se era Mubarak quello zio? No, non mi ha parlato che sia stato. Ok. No. Due piccole precisazioni. Prego. Lei prima ha parlato di, come dire, gesti di affetto, ho capito bene, con Berlusconi, che sì? Sono due cose tra lei e Berlusconi. Ci può descrivere un attimo che tipo di affettuosità? Cioè, voglio dire, il bacio sulla guancia, la carezza, che cosa, per farci capire? Ci sono stati diversi gesti, anche perché siamo stati a parlare in modi personali, ma sempre detto... Al di là di quello che ha detto. Sì, sì, ecco. Ma sempre coccolata così nella testa, ma sempre baciata, stai tranquilla. Baciato cioè, dove? Ma sempre, Baciato dove? Baciato? Ma una volta ci siamo anche dati il bacio labiale. Mm. Alla francese? Alla francese, diciamo, okay. Ecco. Anche poi, perché è stato divertente così, perché lui è entrato su una barzelletta, ma ricordo che aveva detto che sono stata io, sei grande così, e l'ho voluto baciare. Ok, non so, ben capito. In precedenza lei ha avuto dall'onorevole Berlusconi, tramite il ragioniere Spinelli, in due occasioni 1.000 euro. Sì. Ok. Poi dal 2012, mi ripete la data? Da marzo 2012, perché comunque non ero qua, mi ero all'estero, avevo chiamato. Per chiedere aiuto, l'è oltretutto stato fatto avevo chiamato bonifico. A febbraio, se mi poteva fare questo aiuto perché ero all'estero, non stava bene, e lui da marzo ha avuto, oltretutto non è stato velocemente, subito. Certo. E da marzo ha avuto questi bonifici che mi ha mandato in banca direttamente. E che continua a ricevere? Guardi, devo dire la verità che l'ho ricevuto fino al mese scorso.